Buongiorno a tutti, qui Arduino Schenato da iForex.com, sono qui nella mia standing desk e con voi oggi voglio parlare di price action e analisi tecnica. Prima però di elencarvi le differenze tra appunto questi due approcci operativi, vi chiedo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina. Partiamo subito quindi con gli approcci operativi, analisi tecnica e price action. Molti so che fanno un po' di confusione, diciamo che definiscono la price action analisi tecnica o comunque sembra quasi che la price action mettano dentro insomma degli elementi dell'analisi tecnica nella price action. Diciamo che in linea di massima cosa si può dire? Che sono tutti e due degli approcci operativi dedicati esclusivamente all'analisi grafica, quindi dei grafici di uno strumento finanziario. Ma questi due approcci operativi, diciamo che differiscono in quello che vado a vedere, in quello che vado a ricercare per fare appunto la mia analisi e la mia operatività. Mi sono portato qui il primo libro che lessi tantissimi anni fa, neanche tutto in realtà, che è questo, lo conoscete tutti, Analisi tecnica dei mercati finanziari, John J. Murphy, da molti definito come la Bibbia dell'analisi tecnica, probabilmente lo è anche. Questo non per dirvi di comprarvelo, a meno che appunto non vogliate andare a approfondire l'analisi tecnica, però farvi capire, andiamo a vedere proprio come dire, l'indice di questo libro, che cosa ha dentro. Allora, se questa è la Bibbia dell'analisi tecnica, qui, e quindi quello che si basa sulla teoria di Dow, no? Dei primi del Novecento, quello che uno va a fare nel momento in cui fa analisi tecnica è i concetti fondamentali di trend, le principali formazioni di inversione, quindi i tripli massimi, i doppi massimi, i tripli minimi, i doppi minimi, le flag, i testa e spalle, tutte queste formazioni, pattern, che comunque sono pattern in realtà di prezzo, ma che adesso vedremo se la price action li usa. Volume, volume e open interest, quindi l'analisi dei volumi, gli indicatori di volume, l'interpretazione dell'open interest nei futures. Poi, per esempio, vediamo qua medie mobili, oscillatori, stocastici, quindi poi MACD. Tutte queste cose qua, poi abbiamo grafici point and figure, abbiamo le candlestick giapponesi, vedremo un po' che cosa, se questo differisce, teoria di Elliott, quindi le onde di Elliott, le teorie dei cicli, no? Poi cosa abbiamo? Abbiamo, per esempio, forse abbiamo quasi finito, il market profile, quindi vedete. Tutte queste cose che abbiamo detto sono, non è che me le invento io, sono nella quella che è chiamata Bibbia dell'analisi tecnica, il libro rosso di John J. Murphy, che non so neanche di questo di che anno sia, comunque lo comprai svariati anni fa, lessi qualche parte, sicuramente interessante, però non è price action. Allora avete visto, l'analisi tecnica tradizionale si basa su alcune cose che la price action non usa, quindi per esempio appunto i cicli, quindi per esempio i volumi, gli indicatori appunto oscillatori che trovate in qualsiasi piattaforma grafica, figure di continuazione o di inversione come dicevamo prima, teste spalle, eccetera, eccetera. Quindi l'analisi tecnica è sempre un'analisi grafica, quindi che si rifà nell'andamento di quello che dicono i grafici, ma guarda delle cose, ok? Guarda delle cose. Chi fa price action? E ve lo dico io perché io faccio price action da tanti anni, sono stato veramente il primo in Italia a parlare di price action in maniera mainstream, facendo eventi, facendo un sacco insomma di seminari, di webinar dal vivo e non solo. La price action è proprio il mio pane quotidiano, è quello su cui io ho basato proprio la mia vita da trader. È ovvio che la parola price action, detta così, ovviamente può dire tutto, può dire nulla, nel senso che se noi andiamo a citare dicendo la price action nei grafici ci dice una certa cosa, ok, diciamo che quella è un modo di dire per andare a citare l'azione dei prezzi che ci sta in un determinato momento, in un determinato asset, in un determinato cambio di valuta, eccetera, eccetera. Ma quando io parlo di approccio di operativo con il price action trading, posso dire anche di aver un po' evoluto io stesso questo tipo di concetto nel tempo e il price action trading, quindi l'approccio
alla price action non è l'approccio dell'analisi tecnica, quindi io non vado a vedere se sul mercato ci sono degli oscillatori che danno un certo invito a fare qualcosa o se si è rotta una trend line o se ci sono dei volumi che confermano un determinato ciclo, eccetera, eccetera. Io non guardo quello. Chi fa price action trading non guarda quello. Che cosa guarda? Perché poi prima si citava, no? Nel libro ci sono anche le configurazioni candlestick. Allora uno pensa, vabbè, allora anche la price action fa parte dell'analisi tecnica. No, fa parte dell'analisi grafica. Ma il guardare solo il concetto di price action solo come delle candele, la forma delle candele, non è corretto. Quindi noi dobbiamo fare un passo indietro. Chi fa price action tendenzialmente guarda queste cose che adesso vi cito. Quindi cerca, intanto lavora su time frame alti, non va sotto il 4 ore. Intanto è questo. Perché? Perché chi fa price action deve avere, essendo che si basa come operatività esclusivamente guardando quello che sono le dinamiche di prezzo, io più ho accuratezza grafica e quindi di prezzo e meglio è. Quindi intanto diciamo, i time frame principali sono il daily e il weekly. Ok? E qui che cosa si va a vedere? Si va a vedere per esempio nel weekly il macro trend. Se c'è trend, se c'è un trading range, prima cosa, in maniera molto semplice, senza medie mobili, massimi e minimi crescenti e decrescenti. Poi, cosa si va a vedere? Si va a vedere che tipo di livelli statici importanti di domanda e offerta, che possono a volte essere anche dei supporti e resistenze di analisi tecnica, ma non è per forza quello. A volte i livelli di domanda e offerta non sono per forza poi dei livelli di supporto e resistenza. O il contrario. Poi abbiamo lo studio della volatilità, come è aumentata o meno la volatilità, sempre attraverso esclusivamente i prezzi. E da questa volatilità, che tipo di swing ha formato il mercato? E anche lì il price action trader cerca di capire, di non lavorare se siamo, per esempio, lontani dall'ultimo swing sul grafico settimanale. E poi ci sono i trigger che sono comunque fatti di una, due, tre barre, candele, chiamatele come volete, ma che non sono spesso le candele che vengono spesso utilizzate nella candlestick, nello studio della candlestick giapponese, ma più che altro sono quelle 3-4 conformazioni che sono tipiche proprio della price action e quindi non sono per esempio il testa e spalle, eccetera, eccetera, ma sono proprio delle configurazioni di candele. Tutte queste cose va a vedere il price action trader, che come potete capire che non sono neanche tutte le cose che va a vedere un analista tecnico o un trader tecnico. Quindi sono due approcci interessanti, sono due approcci che si rifanno all'andamento dei grafici, del prezzo nei grafici, ma l'analista tecnica guarda delle cose, chi fa price action trading guarda delle altre cose, seppur guarda sempre i grafici, ok? Ecco, questa voleva essere insomma una pillola di trading che però vada un po' a sottolineare queste differenze perché noto che c'è veramente ancora tantissima confusione e siamo nel 2021 riguardo questi due approcci, spesso confusi, magari anche mixati o mischiati male. Ok, detto questo, quindi spero di essere stato per voi chiaro, magari di avervi anche un po' approfondito una tematica che non avevate mai ben approfondito. Io a questo punto, prima di salutarvi, vi chiedo sempre di lasciare un bel like, anche se ve l'ho detto all'inizio, di iscrivervi al canale e noi ovviamente ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!